Stop alle violenze di genere e ai femminicidi che sono in aumento anche nella nostra provincia. La Regione Veneto ha appena sottoscritto un protocollo tra le diverse autorità, enti ed associazioni per fare rete ed essere più efficaci. Un documento simile che si ispira a quello stipulato a Vicenza 15 giorni fa, ma siglato dai rappresentanti regionali degli stessi enti. A Vicenza era necessario dare un segnale. Ad inquadrare la situazione il questore Paolo Sartori, che aveva presentato i dati tra il 2020 e il 2021, confermando la tendenza generale in crescita dei reati. Non solo i più eclatanti, come 5 femminicidi in più in un anno. Molto importante sono i dati per quanto riguarda i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. Si è passati da 209 a 276 e questo è sicuramente un incremento molto significativo. Per quanto riguarda i reati contro minorenni, corruzione dei minorenni, i dati sono rimasti uguali, 4 e 4, mentre invece il reato di atti sessuali con minorenni è stato quasi un raddoppio, anche se i numeri sono statisticamente bassi, però si tratta di episodi molto molto gravi. Praticamente azzerati invece i casi di violenza sessuale di gruppo, in calo anche le violenze sessuali e quelle aggravate. Sarebbero in diminuzione anche i casi di stalking, da 715 a 634. Per quanto riguarda invece i reati in ambito familiare, si è passati da 9 a 21 per quanto riguarda le violazioni dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare che vengono disposte dall'autorità giudiziaria. Per contrastare le violenze è fondamentale l'introduzione del protocollo di rete appena sottoscritto dai principali enti ed autorità coinvolti, una sinergia che mira a fare luce sulla reale entità dei fenomeni, incoraggiando le vittime a fare denuncia. Il quadro della situazione infatti resta opaco. Nel senso che non si riesce a capire se si tratta di una diminuzione effettiva dei reati o una diminuzione delle denunce che vengono fatte, perché in determinate situazioni questo si tratta di reati particolarmente delicati e molto spesso diventa difficile convincere le vittime a presentare delle formali denunce.